Il cavallucci marini, le tartarughe, il pesce lanterna, i delfini. La pesca sbagliata, le reti zombie, che possono fare molte cose, che, cioè possono uccidere gli animali e questo non va bene. Cioè l'inquinamento, tante cose che non si possono fare. Sono Patrizia Iereb, sono ricercatore ISPRA e mi occupo di ricerca sul mare in generale, in particolare dei molluschi cefalopodi. Il progetto La vita straordinaria del pianeta blu nasce dal desiderio di poter comunicare le nostre esperienze e le conoscenze acquisite sul pianeta blu, il pianeta delle acque, ai bambini in modo da poter suscitare in loro, oltre al naturale interesse, anche il senso di rispetto e di amore nei confronti di questo ambiente. Il progetto consiste in 12 incontri su varie tematiche con tre scuole, una di Spinaceto e due di Ostia Antica, per un totale di 17 classi. Patrizia ha avuto la capacità di parlare con un linguaggio molto semplice. Io sinceramente sono rimasta contentissima e non so come ringraziare. E con l'augurio più bello di lavorare così come ricercatori, di far sempre le cose più belle e far scoprire la bellezza del creato, perché attraverso queste cose, attraverso gli animali, attraverso il mare, attraverso l'acqua, scopriamo la bellezza e l'amore di Dio. Si è cominciato a parlare del pianeta blu attraverso la mitologia, le storie e le leggende, per far comprendere ai bambini l'importanza del mondo delle acque anche nella fantasia e nell'arte, oltre che nella vita quotidiana. È seguita la descrizione dei laghi, dei fiumi e degli oceani, delle caratteristiche fisiche e chimiche e dei movimenti del mare. Si è parlato del ciclo dell'acqua e di come acque dolci e mare siano due componenti di un unico sistema in continua comunicazione. Si è parlato dell'importanza della luce, della temperatura e della pressione, che variano con la profondità, e di come si diffondano i suoni nell'acqua. Abbiamo pure fatto il fondale, come aveva detto Patrizia, perché più è in alto più si vede bene, più è in basso più è più scuro. Quindi si è passati a descrivere l'ecosistema mare, la nascita della vita, la catena alimentare, gli abitanti dei mari e degli oceani. Eliminando tutto ciò che può essere legato a una negatività, abbiamo spiegato e abbiamo condiviso il fatto che in mare e nelle acque non esistono animali assassini, per esempio, perché tutto segue un percorso naturale in cui tutti devono mangiare sostanzialmente. Sono buoni e nessun animale è cattivo. Ci si è soffermati sulle alghe e sulle piante marine, con particolare riferimento alla Posidonia oceanica, pianta tipica del Mediterraneo e che è il polmone del nostro mare, oltre ad essere rifugio e luogo di riproduzione di tantissime specie. Al nostro mare, il Mediterraneo, sono poi stati dedicati due incontri tematici. Nel primo si è parlato di come sia nato questo mare e dei suoi rapporti con l'Oceano Atlantico. In un certo tempo il Mar Mediterraneo si era come chiuso e lì non c'era più acqua, era rimasta soltanto terra. Poi in un certo momento si è riaperta e tutta l'acqua è rientrata nel Mar Mediterraneo e sono entrati alcuni pesci che non erano di questo mare. Poi ci si è soffermati sulla sua importanza per la storia e per la civiltà dell'uomo. Si è parlato dei Greci e dei Romani e delle storie fantastiche legate a questi popoli, da Achille e la guerra di Troia ad Enea e la nascita di Roma. Nel secondo incontro sono stati illustrati i tipici abitanti del nostro mare, ma anche quelle specie strane o aliene
che recentemente stanno entrando nel Mediterraneo sia da Gibilterra che dal canale di Suez. Quindi sono stati esaminati e descritti il regno dei ghiacci, l'Artide e l'Antartide, le barriere coralline e gli abissi marini. Si è poi parlato delle anguille e dei salmoni, che vivono parte della loro vita in mare e parte nelle acque dei fiumi e dei laghi, e delle tartarughe marine, che pur passando la maggior parte della loro vita in mare, debbono tornare sulla terraferma per riprodursi. Quindi ci si è soffermati sui polpi, le seppie, i totani ed i calamari, animali marini che in molti casi ci stupiscono per la loro capacità di cambiare colori e forme ed alcuni per la loro straordinaria bellezza. Infine, abbiamo ricapitolato quali siano i pericoli e le minacce per il nostro pianeta blu, ricordando che gran parte dei suoi mali sono dovuti all'uomo, ed abbiamo parlato di ciò che ciascuno di noi nel suo piccolo può fare per aiutarlo. Allora, abbiamo detto che il mare non lo dobbiamo inquinare, perché è molto importante tenere pulito il luogo dove vivono i pesci e tutti gli esseri marini. La plastica a volte un uomo la getta in mare, così avvelena i pesci, le creature marine. Allora, Massimiliano è un bambino che ha seguito con la classe questo progetto e l'esperienza è andata molto oltre le nostre aspettative. Ha partecipato a tutti gli incontri, tra l'altro risultando essere quello forse più interessato. A cosa è servito questa cosa? A integrare Massi in un lavoro di classe. Di solito lui lavora più singolarmente, invece ha permesso una grande apertura e, come possiamo poi aver visto, lui alla fine ha non solo partecipato ma ha memorizzato quello che serviva, spesso con interventi molto pertinenti. Raccontare la ricchezza e la profondità del percorso che abbiamo intrapreso grazie a voi è ben poco rispetto a quello che è potuto trasparire dagli atteggiamenti dei miei bambini. Li ho visti entusiasti, li ho visti interessati, motivati, e attraverso le domande, la curiosità che grazie a voi è scaturita in loro. Il progetto è stato molto interessante, ha coinvolto i bambini, ha stimolato le loro conoscenze, le ha arricchite molto e ha avuto un grande riverbero sui nostri programmi di scienze, sul nostro programma di scienze, e anche la metodologia che hanno usato i responsabili di questo progetto è stata proprio di una didattica attiva, collaborativa e partecipativa. I risultati ottenuti sono stati ottimi, un'ottima risposta da parte dei ragazzi che hanno partecipato attivamente. Un entusiasmo veramente fortissimo, anche da parte di quei bambini che, stranieri, hanno difficoltà ad inserirsi nei contenuti che svolgiamo in classe, a scuola. E invece, grazie a questa esperienza, hanno partecipato ritrovando, le tartarughe che sono presenti nelle spiagge dei loro paesi, quindi anche loro hanno partecipato con grande entusiasmo. È stato un progetto che ha entusiasmato sin da subito. I bambini, devo dire, hanno risposto in maniera grandiosa sin dall'inizio. Grazie anche alla nostra operatrice Patrizia, che devo dire ha presentato di volta in volta gli argomenti in maniera molto avvincente. Insomma, è stato nell'insieme, posso dire, un progetto più che positivo e che noi ci aspettiamo di riproporre anche l'anno prossimo.